Buongiorno, sono il dottor Mazzini. Vi volevo far vedere le misure che stiamo adottando per lavorare in massima sicurezza per voi e per noi. Allora, in questo studio accettiamo pazienti dopo una chiamata telefonica che dichiarano il loro stato di salute. Quindi, prima di iniziare il trattamento devono scrivere che non hanno avuto Covid, che non hanno avuto contatti con persone con Covid per almeno 3 settimane e che godono di buona salute. Viene provata ad ognuno di loro la febbre, i dottori utilizzano un termometro laser altamente professionale e se possono trattarli li portano direttamente nelle stanze di trattamento. Il paziente non aspetta in sala d'attesa perché siamo contingentati, abbiamo contingentato i dottori, siamo solo 2 dottori per volta e quindi ovviamente i pazienti vengono messi un paziente ogni mezz'ora e non per non creare assembramenti. In ogni caso la sala d'attesa ha solo 4 sedie, come vedete in queste sedie non ci si può sedere, sono solo ad esposizione e le finestre sono quasi sempre aperte per il circolo d'aria. Vi faccio vedere, faccio un tour guidato, così almeno vi faccio vedere com'è lo studio, per chi lo conosce lo vedrà abbastanza cambiato. Quando si prendono gli appuntamenti si entra in questa stanza, come vedete si aspetta qui e qui c'è il plexiglass che protegge le segretarie. Meno si sta in questa stanza meglio è. Comunque, ci tengo a dire che prima ancora di aprire lo studio tutti i dottori hanno fatto il test sierologico che è risultato negativo, perciò siamo tutti tranquilli. E abbiamo fatto sanificare lo studio da una ditta specializzata e lo faremo in maniera ricorrente. In ogni caso, ogni mattina e ogni sera tutto lo studio viene sanificato, persino le maniglie, e tra un paziente e l'altro noi puliamo completamente i lettini con questa sostanza. I lettini e le sedie vengono ricoperte di carta e poi vengono puliti ad ogni paziente. Il paziente quando entra in studio, appunto, gli si chiede sempre di portare la propria mascherina e di non toglierla mai, portare i guanti. Appena entra si sanificano i guanti, si entra di là e si firma la dichiarazione e si prova la temperatura. Dopodiché vengono portati nelle varie stanze e i pazienti vengono trattati. Bene, penso di avervi detto tutto. Noi siamo qui, cerchiamo anche di fare le nostre serate del benessere. Purtroppo ovviamente non possiamo avere il pubblico in sala, ma pensiamo di vedervi tutti numerosi a casa. Stasera ci sarà la prima. Noi come siamo vestiti? Al massimo della sicurezza, le mascherine FFP2 sono speciali, usiamo anche gli occhiali per proteggere gli occhi, i guanti in nitrile per proteggere le mani e i camici monouso. Mi raccomando, venite, chiamate il nostro numero di telefono e mi raccomando, soprattutto i nostri pazienti in cura, prenotate i vostri trattamenti regolari per tempo, perché ne abbiamo tutti tanto bisogno. E ricordatevi che sotto le nostre mascherine c'è sempre un gran sorriso. A presto. Arrivederci da tutti noi, a presto. Forza Milano! Saluta. Ciao ragazzi.